Edoardo Tavassi squalificato a pochi giorni dalla finale? È questa la notizia che sta circolando sul web. La lite è infatti nel van con Micol in corvaia, la sua attuale fidanzata, gli insulti, le grida e poi Tavassi viene immediatamente chiamato dagli autori nel confessionale. Questo è un piccolo tralcio delle parole che Tavassi ha detto a Micol, ma vediamo insieme che cosa è accaduto. La scorsa notte, come possiamo ben leggere da queste frasi, nella casa più spiata d'Italia si è consumata un litigio molto acceso tra Micol e Edoardo Tavassi. A quanto pare l'uomo ha offeso pesantemente la sua fidanzata, provocando il disdegno di tanti telespettatori, soprattutto di quella fetta di pubblico che tifa per lei, ma soprattutto anche per richiamare un attimino l'attenzione anche di Edoardo. Donna Maria, lo sappiamo, è stato squalificato per degli insulti ad Antonella. Perché ultimamente, con le nuove regole di Mediaset, i concorrenti devono essere molto attenti agli atteggiamenti e soprattutto alle parole che utilizzano. Una parola o un gesto sbagliato potrebbe portare alla squalifica. Sarà lo stesso anche per Tavassi? Pare però di no, perché comunque lui è già un finalista del Grande Fratello e siamo arrivati quasi agli sgoccioli, ma sicuramente per lui ci sarà un bel richiamo durante la finale proprio da parte di Alfonso Signorini. C'è chi però, come pubblica a casa, ha dato peso alle parole di Edoardo Tavassi, ma soprattutto, udite udite, c'è chi pensa, è una bella fetta di pubblico ragazzi, che Edoardo e Micol non stanno veramente insieme. Non interessa stare insieme, ma lo fanno solo per favore di telecamera. C'è addirittura infatti una frase che Micol proprio in queste ultime ore dice a riguardo proprio alla sua storia con Tavassi fuori dal Grande Fratello. Infatti dice: se mi separo da Edoardo io non ho l'ansia, perché comunque ho la mia vita a Milano, ho i miei amici, e se lo vedrò forse 3 volte alla settimana. E voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale. Io ti aspetto come sempre per tanti altri prossimi video. Thank you.